quali sono secondo lei i tre elementi da affrontare subito anche dal punto di vista istituzionale? Allora, da affrontare subito sono il tema delle liste d'attesa, che va trovato il modo di creare dei CUP regionali e avere un sistema di monitoraggio in tempo reale delle liste d'attesa e quindi erogare dei finanziamenti dedicati a risolvere il tema delle liste d'attesa, ma solamente dopo che c'è la capacità di avere un monitoraggio in tempo reale. La nuova organizzazione del territorio e la messa a regime, far decollare le case di comunità, il modello hub and spoke, l'infermiere di famiglia, i nuovi modelli di cura dei medici di medicina generale, che sono una figura fondamentale nell'organizzazione del territorio, e poi attivare la telemedicina, che sarà un valore aggiunto che permetterà il controllo e il monitoraggio a distanza del cittadino, del cronico. Quindi questi sono i tre fattori su cui la sanità avrebbe bisogno di un impegno concreto nel breve, che potrebbero portare dei risultati importanti. Lei ha parlato anche della normativa legata al trattamento dei dati personali. Oggi abbiamo una normativa creata nel 2018 in Italia che è molto difficoltosa ed è molto rigida sul regolamento dell'utilizzo dei dati. Io credo che nel rispetto della volontà del cittadino, quindi ci deve essere il consenso informato chiaro, consenso che può essere revocato in ogni istante, però bisogna rendere più fruibile, più fluida l'utilizzo del dato sanitario per la ricerca e per la programmazione. Ripeto, previo parere del cittadino. Rispetto al tema della carenza dei medici, della formazione di medici ed infermieri e della loro retribuzione, che cosa secondo lei si può fare? Allora, il governo sta facendo molto per aumentare, ha preso dei provvedimenti che ha aumentato il numero dell'ingresso dei medici a medicina, quindi nel giro di breve dovremmo cominciare a non avere più lì il tema della carenza di medici. Abbiamo una carenza di infermieri dovuta al fatto che i cittadini, i ragazzi, non vogliono fare gli infermieri, quindi questo non è colpa della carenza di programmazione. Dovremmo, se è importante avere queste figure, ed è importante avere queste figure, dobbiamo fare una politica salariale, dobbiamo in qualche modo aumentare stipendi e competenze degli infermieri, dobbiamo renderla una professione appetibile. Ha citato a conclusione del suo intervento anche il tema dei fondi sanitari che stanno crescendo. Come legge questo dato? Allora, la leggo come il fatto che i cittadini, i lavoratori vogliono i fondi sanitari integrativi, che non sono più integrativi ma sono di fatto sostitutivi del sistema sanitario. È un segnale indiretto del fatto che la gente fa fatica ad arrivare ad avere le prestazioni del sistema sanitario, sono comunque finanziate dal pubblico perché sono soldi del datore di lavoro che vengono detassati, quindi in qualche modo c'è l'intervento dello Stato, si corre il rischio di creare un sistema parallelo quasi mutualistico, e quindi secondo me la politica deve porre attenzione a questo fenomeno, che non è né negativo né positivo. È un dato di fatto che va in qualche modo monitorato.